Quale di questi dice di più voglio fare l'amore? Pinguino o castoro? Castoro. Hai ragione, fa troppo liceale. Che hai fatto per far imbestialire la Caddy? Non posso essere romantico? House, tu così stai derubando una donna in coma. Va tutto bene, non l'ho mai vista più felice. Ah sì? E tu? Solo un po' preoccupato. Perché lei è felice? No, perché sono felice io. House, questo è... Ironico? Strano? Folle? Veramente stavo per dire normale. Per adesso siamo ancora in luna di miele. I nostri cervelli sono pieni di endorfine, ma quando lei ne uscirà, dove ci ritroveremo? In una relazione tra adulti. Dimmi una sola cosa che io e lei abbiamo in comune, a parte il lavoro. Cioè... Ma siete entrambi... Aspetta. Esatto. Le relazioni a lungo termine si basano sulla compatibilità e per ora abbiamo solo il sesso. House, non pensi davvero che ti mollerà perché tu, che so, non fai yoga o ascolti i B-52? Certo, non ora. Litigio, sesso per fare pace. Litigio, forse sesso. E poi mi mollerà. Con possibile sesso di addio. Quindi, invece di goderti questa fase, hai deciso di saltarla totalmente. Devo trovare una cosa che piaccia a tutti e due, a parte noi due. Certo. Oppure potresti parlarne con lei. Poi fingerebbe che le piacciono cose che non le piacciono solo per farmi stare meglio, cosa che la farà stare ancora peggio. Ma non sarà colpa mia e me la prenderò con lei. E non sarà colpa sua e se la prenderà con me. Con il mio piano invece prendo la mia dose quotidiana fino alla triste fine. Hai ragione per seguirmi? Oh, sì. Non puoi immaginare che è arrivato al pronto soccorso.